Porca miseria, la terra è secca, è arida. Un po' meno. Ciao a tutti e bentrovati sul canale Vita di Campagna. Allora, oggi vi volevo far vedere quei tubo che io uso per irrigare l'orto, anche per i cassoni, quelli no dig. Uso questo tubo in gomma che è microforato, cioè non è il tubo quello goccia a goccia che lo fate voi, insomma, e a tot distanza c'è diciamo l'impianto per la gocciolina. E questo, diciamo, è un tubo poroso che perde acqua da tutte le parti, in pratica, quindi perde un po' d'acqua da tutte le parti, e sono tre anni che lo uso e mi trovo abbastanza bene. Lo riuso anche, quindi diciamo quello che il pezzo che ho usato l'anno prima lo riuso. Chiaramente, stando al sole, freddo, caldo, se può rovinare, se invecchia, però vedo che dura abbastanza bene. Poi, in caso di danneggiamento, già ho fatto la prova con del nastro isolante da elettricista, lo riparo dove vedo che perde troppa acqua, prima che magari lì con la pressione, diciamo, la spaccatura diventa più grande, quel pezzettino ci metto un giro di nastro e quindi lì non perderà più l'acqua, però il tubo non si danneggia. Il vantaggio è che questo tubo può essere anche sommerso dalla terra, cioè può stare sotto la terra e non gli crea nessun problema. Il problema dopo è trovarlo, perché in certi posti non lo trovate, l'ho tagliati con la zappa. E quindi niente, allora dopo io ho preso questi due attacchi che mo vi faccio vedere anche da vicino. Allora, uno, diciamo, è il tappo perché per la fine, cioè io faccio uno spezzone di tubo, alla fine ci metto questo qui che lo attappa, oppure potete farlo, lo chiudete. Io, questo è il tappo suo, che è della misura sua, ci metto la fascettina, quella da idraulico, e con la cacciavite lo chiudo. Poi dall'altro lato invece questo, che è utile e costa poco, dall'altra parte ci faccio l'attacco per l'innesto rapido, cioè l'attacco standard da giardinaggio con l'innesto rapido con la guarnizione. E quindi anche questo lo metto sul tubo, ci metto la fascettina e faccio i miei tubi, li attacco. Dopo questi si trovano le varie T, dopo questo vi sbizzarrite voi. Allora, questo è desta ditta che si chiama Ribimex, è fatto in Italia, tubo poroso, prodotto idoneo ad usi hobbistici, quindi l'uso che ne faccio io, non intensivi. Ecco, dovete stare attenti chiaramente a controllarlo ogni tanto se si è danneggiato. E per un funzionamento ottimale utilizzare il prodotto in spezzoni minori di 25 metri e una pressione tra 1 e 3 bar, pressione di esercizio a 23 gradi, vabbè, comunque io l'ho stato anche a 40 gradi sotto il sole. E la sezione esterna è 16 mm, la sezione interna è 12,5 mm e dice 3 bar. Poi non so se che c'è scritto, la foto è illustrativa, ok. Dopo vi metto il link sotto di quello che ho comprato io, così potete vedere quello che ho preso io. Allora, adesso vi faccio vedere direttamente nell'orto quelli che da un po' che uso, quello c'ha 2 anni di vita, e ve lo faccio vedere. Ok, qui adesso ve lo faccio vedere da vicino. Diciamo, è una specie di pare di gomma, odore di pneumatico, eccolo. E quindi qua vedete è tutto diciamo ruvido e perde, diciamo, acqua da tutte le parti. Allora, adesso qui vediamo se lo ritrovo. Allora, eccolo, l'ho ritrovato. Vediamo se vi posso far vedere più grande, ingrandito. Eccolo. Qui addirittura non gli ho messo nemmeno la fascetta perché teneva senza. Questo è il pezzo che uso per fare l'innesto rapido, che è questo. Ok. Eccoci, usate con l'innesto rapido. Poi, dalla parte opposta, per chiuderlo ci ho messo il tappo e la fascettina. E niente, questo è usato da 2 anni, c'è la terra, però ancora fa il suo lavoro. Allora, adesso ve ne attacco un pezzo così vi faccio vedere come lavora.
lo attacchiamo qui con l'innesto rapido, lo mettiamo qui, se no andiamo tutto. Ecco, ok, adesso ho messo l'acqua abbastanza aperta, come faccio vedere da vicino. Eccolo qua. Adesso ho messo l'acqua abbastanza aperta, chiaramente c'è da metterlo un po' più basso, un regolatore di pressione, un filtro, tutto quello che può servire. Io sono un po' sciagurato, l'ho attaccato a presa diretta. E quindi eccolo qua. Eccoli qua. Allora, qua ne ho attaccati due, attaccati a due tubi, sempre con quei innesto rapido standard. E ecco, ci sono i tubi. E quindi io non mi trovo male con questi qua, diciamo, ecco. Per la riparazione li taglio con le forbici, li rinnesto, li riparo, levo il pezzo danneggiato, i pezzettini che vedo che magari se sono danneggiati ci faccio un giro di nastro isolante e quindi li riuso per più tempo, per più anni. E chiaramente lui innaffia per tutta la sua lunghezza e questo ci può avere i pro e i contro, perché magari ve nasce l'infestante tra le due piante. E ecco, diciamo, io li uso, a me mi restano comodi. E adesso vi faccio vedere il pezzo dove ho fatto una riparazione. Qua l'ho riparato. Ecco, qua vi faccio vedere la riparazione che ho fatto col nastro isolante. Eccola. Chiaramente dopo la riparazione l'ho fatta un po' troppo lunga, perché si era danneggiato parecchio, però ecco, col nastro isolante. Ecco, chiaramente in questo pezzo non esce l'acqua, però esce qui. E comunque la pianta, l'acqua, l'umidità qui attorno alla pianta c'è. Questo era d'estate, ecco, qui c'avevo questi con i rubinetti che chiudi, apri. Questa era la mandata, diciamo, da dove arriva l'acqua. Qui partiva due, qui partiva altri due tubi. Questi rubettini in plastica. Questo è un accrocco che ho fatto io, non fare con pezzi di tubo riciclati, tutta roba riciclata. E quindi ecco, uso anche spezzoni di tubo e faccio questi affari qua. E niente, eccoli questi due tubi. E questo era un video un po' corto che lo dovevo aver fatto quest'estate, ma non ci ho avuto mai un attimo tempo e modo di farlo. E ecco, quindi questo è il sistema di irrigazione che uso io qua. Lo uso anche per qui per l'orto tradizionale, l'ho usato anche sui cassoni, quelli no dig. E quindi niente ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, iscrivetevi al canale e ciao a tutti!